Voi siete lì che state soffrendo tantissimo, in dolore, siete lì con una persona che pensate essere una vostra amico, che vi potete fidare, e questo inizia a fare delle foto mentre voi siete lì che vi state contorcendo dal dolore. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, la storia di cui vorrei parlare oggi è veramente una di quelle storie che mi ha fatto letteralmente rabbrividire e mi ha fatto veramente pensare a cosa significa un'opera d'arte e a quali sono le estensioni che possono portare un artista a voler creare qualcosa di incredibile e mai visto prima. Questo è uno di quei casi che è successo in Corea e ha fatto il giro del mondo perché è veramente una storia strana e vi lascerà sicuramente senza parole, come sono io in questo momento, c'ho ancora i brividi a pensarci. In ogni caso, ragazzi, prima di iniziare con questo video vi chiederei di lasciare un mi piace. Ci mettete meno di un secondo, cliccate qui sotto il pollice in su, perché veramente mi potreste aiutare a far crescere questo canale e ci terrei tantissimo. Io pubblico nuovi video il lunedì e il giovedì all'una di pomeriggio e vi ricordo inoltre che potete ascoltare la mia musica su Spotify e il 10 di settembre uscirà il mio nuovo album. Ci ho messo tutto me stesso, parla tutto quello che ho provato durante il 2020. Spero che ascoltando la mia musica magari potreste rivivere quelle che sono state le mie emozioni o magari riuscirò a suscitarne qualcuna anche in voi. Ma adesso iniziamo con questa storia. La storia di cui parleremo oggi è avvenuta nel 1992, quando due ragazzi stavano giocando in un bosco. Era inverno e hanno trovato sotto queste foglie il corpo di una persona. Era molto freddo e il suo corpo era completamente congelato. Il suo corpo, in ogni caso, non era stato trovato molto tempo dopo da quando era stato abbandonato lì. E quindi, gli investigatori sono subito riusciti a risalire alle impronte digitali. Il corpo era quello di questa donna di 24 anni che lavorava in un barbiere e il suo nome era Miss Kim. La domanda era come ha fatto il corpo di questa donna a finire in questo bosco. Gli investigatori hanno iniziato a chiedere un po' in giro, a investigare per cercare di capire con chi la donna si trovava quando è stata vista l'ultima volta. E quello che ha detto a comunque vicini, amici e parenti era che sarebbe andata a farsi delle foto perché avrebbe voluto iniziare la sua carriera da modella. Come vi dicevo, era molto attraente e quindi queste foto avrebbero potuto aiutarla a realizzare questo suo sogno. Il fotografo con cui si è incontrata era questo uomo di 42 anni chiamato Mr. Lee. Questo uomo faceva il fotografo come hobby e era un cliente frequente del salone di questa donna. Ci sono alcune voci che hanno detto che questo barbershop, diciamo questo barbiere dove lavorava questa Miss Kim, era un barbiere per adulti, praticamente dietro nascondeva un locale che faceva dei servizi, diciamo, non proprio solo di taglia barba. Spero che ci siamo intesi. Queste sono solo voci, però sembra che comunque negli anni 80 e negli anni 90 questa tipologia di barbieri fosse piuttosto frequente. In ogni caso, il signor Lee sembrava essere veramente un artista piuttosto famoso per la sua tipologia di fotografia, che era estremamente originale e unica nel suo genere. Le sue foto erano fresche, nuove, scioccanti e veramente potevano attrarre l'attenzione di chi le guardava. I poliziotti andarono a investigare nella sua dimora per scoprire che cosa avesse fatto e lì subito negò di conoscere le circostanze della morte di Kim, non diceva di non avere nessuna conoscenza di questo fatto, ha detto che sì, era un cliente di questo barbiere, ma null'altro. All'inizio, gli investigatori avevano difficoltà a condurre una discussione con questo uomo che era piuttosto riluttante, tuttavia, quando gli chiesero di poter visionare la sua arte, sembrava che lui fosse diventato super eccitato e non voleva l'ora di mostrarla, perché sapete, questo uomo era veramente orgoglioso della sua arte. Quando tuttavia i poliziotti entrarono nella casa, notarono che le sue foto erano sì originali, uniche, forse fin troppo. La sua casa era tutta decorata e tappezzata di queste foto, c'erano moltissime foto di nudi, altre erano foto piuttosto grottesche in cui si potevano vedere donne comunque ricoperte di sangue o comunque con delle specie di
ferite, che potevano essere degli effetti speciali, non lo sappiamo, magari era di make-up, delle foto veramente raccapriccianti. E ovviamente l'uomo ha detto a loro che questo era solamente un set fotografico, nient'altro, era solamente make-up. Lui ha detto che comunque gli piaceva veramente fare le foto di queste donne in queste situazioni così un po' inusuali, e gli piaceva proprio l'idea di fare delle immagini che veramente potessero rappresentare arte. E ovviamente la maggior parte di queste foto, tra l'altro, non mostravano il volto di queste donne, quindi la polizia non poté investigare più che tanto, cioè perché comunque non avevano nessuna prova per poter dire che questo uomo stesse mentendo. Una cosa che però i poliziotti trovarono piuttosto sospetta era il fatto che sembrava che la modella, diciamo, di queste foto sembrava come se si stesse muovendo, come se fosse in movimento. Forse stava tentando di scappare, non possiamo saperlo, magari era tutto parte del set fotografico che l'uomo aveva detto di aver creato per queste immagini. Tuttavia sembrava alquanto strano. Trovarono anche una parete che era stata ricoperta con carta da parati, proprio era freschissima. Quando hanno rimosso questa carta da parati, tuttavia, hanno trovato delle foto di Miss Kim, quella donna che avevano trovato nel bosco. E tra l'altro queste foto si poteva vedere Miss Kim nella stessa esatta posizione e nello stesso luogo di quando era stata trovata nella foresta. L'uomo ha cambiato più volte versione dei fatti, tuttavia quello che ha detto è che lui ha sì fatto delle foto di Miss Kim, tuttavia subito dopo aver fatto il servizio fotografico ha detto che se n'era andato, quindi probabilmente la donna si deve essere fatta del male dopo e per quel motivo deve essere deceduta, ma ha sostenuto che non c'entrasse assolutamente nulla con questo decesso. La sua idea dietro le foto era di avere una donna che stesse soffrendo e che tutto era parte di un set fotografico e che i poliziotti non avevano nessuna prova per poterlo incriminare. I poliziotti continuarono a porle ulteriori pressioni fino a quando il fotografo non cambiò ancora una volta versione dei fatti. E così il fotografo ha detto che ha preso le foto dopo che Kim era deceduta. E lui ha detto che fotografare la morte era parte proprio della sua arte. Ragazzi, tutte queste questioni non ha assolutamente senso, cioè non capisco perché abbia cambiato più volte la versione dei fatti, si può capire come non avesse la coscienza pulita. Purtroppo non c'era nessuna prova tangibile che potesse incriminare questo uomo e per questo motivo i poliziotti hanno deciso di chiedere l'opinione di alcuni esperti di fotografia e dei medici per poter capire di più questa situazione. E quello che ha fatto uno di questi esperti di fotografia è stato analizzare le foto una a una con un microscopio, e questa è stata una cosa particolarmente intelligente che ha fatto l'uomo. Praticamente è andato ad analizzare i peli di questa ragazza, perché sostanzialmente quando tu sei in vita e sei in una situazione estrema o di terrore o di sofferenza, i tuoi peli si rizzano, mentre quando decedi questi peli scendono praticamente. Lui ha notato come i peli in alcune foto, nelle prime foto che aveva scattato, fossero belli rizzi, in altre invece erano accasciati, insomma erano piatti. E quindi questo esperto è arrivato alla conclusione che la donna deve aver perso la vita durante questo terribile servizio fotografico. Mamma mia, cioè, quindi lui praticamente invece di cercare di aiutarla si era come divertito nel cercare di catturare questa donna mentre stava perdendo la vita. Non so perché tutta questa storia mi ricorda anche un po' quello che è successo a Diana con i fotografi che fino alla fine le hanno fatto foto anche quando praticamente la stavano portando via con l'ambulanza o mentre era nell'ospedale. Veramente che cose orribili, cioè io quando ci penso, ragazzi, veramente c'ho la pelle d'oca proprio a pensare a casi di questo genere, cioè veramente, cioè si tratta di persone. Tra l'altro, ragazzi, il fatto che questo uomo avesse usato questa fotocamera così costosa, che era estremamente all'avanguardia per l'epoca, perché costava tipo una cosa come $1,500, è stato proprio quella che ha permesso a questi investigatori di poterlo incriminare, perché questa camera era riuscita a catturare tutti i dettagli che sarebbero potuti servire nelle indagini. Come vi dicevo, questo discorso dei peli, tra l'altro è una cosa che non sapevo, ho imparato qualcosa di nuovo. La polizia, dopo aver analizzato queste foto, era estremamente convinta che questo lì fosse il responsabile dell'omicidio di
Kim e era determinata ad incriminarlo. E ragazzi, adesso vi dirò esattamente quello che è successo. Miss Kim aveva appena iniziato a lavorare a questo barbiere e erano proprio i primi giorni in cui aveva iniziato a tagliare la barba ai clienti. E lì era proprio uno dei suoi primi clienti. Lì ha detto alla ragazza che era estremamente bella e che sarebbe stata perfetta per un servizio fotografico e che avrebbe dovuto fare la modella. Lui ha detto subito che era un fotografo e era disposto a farle un book. Lì le ha assicurato che con il suo aspetto sarebbe potuta diventare una modella famosa e che avrebbe potuto guadagnare un sacco di soldi grazie a questa sua attività e che avrebbe potuto lasciare il suo lavoro a questo barbershop. Kim ha iniziato ad andare sempre più frequentemente a questo barbiere, hanno instaurato un rapporto comunque d'amicizia e ha iniziato a fidarsi sempre di più di questo fotografo. Quello che è successo è che, vabbè, dopo che comunque si era instaurata una specie di legame tra i due, l'ha invitata nel bosco, quindi i due insieme hanno preso un autobus per andare nel bosco. Hanno iniziato a fare questo servizio fotografico, a montare un po', insomma, tutto il set, e era comunque inverno, era molto freddo e quindi questo lì le ha offerto delle pasticche per il freddo, le ha detto che se l'avrebbe presa avrebbe potuto fare delle foto migliori e non avrebbe sofferto così tanto la temperatura ostica di quella giornata. La modella probabilmente in quel momento avrà pensato: oh mio Dio, che carino questo fotografo, che ha veramente pensato a me, a come mi sarei potuta sentire, e ovviamente senza pensarci due volte ha preso le pillole e le ha ingoiate. E tuttavia lui ha mescolato queste pasticche con il cyanide. Se vi ricordate, il cyanide tra l'altro era quella sostanza che era stata messa in quel tè vietnamita in qualche video passato dell'amica che ha avvelenato la sua amica di cui era gelosa. In ogni caso, vabbè, se non vi siete visti quel video è molto interessante, vi consiglio di andarlo a vedere. E ovviamente, come vi ho detto, questa sostanza fa veramente male al vostro corpo, perché mano a mano tutti i vostri organi cederanno molto velocemente. Quindi subito dopo che la ragazza ha ingoiato queste pasticche ha iniziato a sentirsi male, ha iniziato a contorcersi per il suo dolore e a gridare aiuto. È stato in quel momento che lì, mentre proprio questa ragazza si stava lamentando per il dolore, ha iniziato a prendere le sue foto. Agghiacciante questa cosa. E questo lì ha continuato a fare foto della ragazza, ne ha scattate addirittura 21 fino a quando la ragazza non ha perso la vita. E tra l'altro ha continuato anche a fare altre foto dopo che la ragazza ha perso la vita e ha anche preso dei dettagli tipo dei vestiti, delle mani, eccetera eccetera, finché poi ha deciso di coprirla con delle foglie e poi se n'è andato. Voi immaginatevi questa situazione, cioè voi siete lì che state soffrendo tantissimo in dolore, siete lì con una persona che pensate essere una vostra amico, che vi potete fidare, e questo inizia a fare delle foto mentre voi siete lì che vi state contorcendo dal dolore. Cioè veramente una situazione assurda. Voi potete gridare aiuto ma nessuno verrà a soccorrervi perché siete nel bosco. Cioè è veramente una situazione così spaventosa che neanche in uno dei peggiori incubi potrei neanche immaginarmi. Cioè mi sembra una situazione talmente paradossale che non riesco neanche a pensarci. E voi immaginatevi che questo creava tutta questa gioia per questo fotografo. Era tutto quello che voleva, era prendere delle foto di una donna che stesse per morire. Tra l'altro dovete sapere che questo Mr. Lee in passato era stato anche sposato con una donna, aveva una figlia, e ha detto che però aveva dei comportamenti molto strani. Per esempio, magari la donna andava a dormire e si svegliava con le mani legate, oppure lui iniziava a fare il make up a queste ragazze mentre stavano dormendo. Tutti comportamenti estremamente inusuali a dir poco. Ragazzi, molti sospettano che questo uomo avesse ucciso molte altre vittime. C'erano tantissime foto di altre modelle, soprattutto un'altra che sembrava aver perso la vita. Tuttavia questo caso stava veramente esplodendo in tutto il mondo, tutto il mondo ne parlava, e sapete, quando ci sono casi del genere che sono così ampiamente chiacchierati sui media possono portare veramente una brutta immagine alla Corea del Sud, e ovviamente la Corea del Sud non voleva questa pubblicità negativa, e per questo motivo la polizia ha scelto di chiudere il caso e di non investigare ulteriormente. Altrimenti, se nuove informazioni a riguardo di questo caso fossero emerse, ci sarebbe stata altra pubblicità negativa per la nazione. Devo dire che questa è una cosa molto brutta che sia stato chiuso il caso, perché probabilmente si sarebbe potuta far luce su magari altre vittime
che questo uomo era responsabile, però vabbè, questo è quello che è successo. In ogni caso, la storia si è conclusa che questo uomo è stata data la pena di morte e è stato giustiziato. Finché comunque non è stato giustiziato, lui nella sua testa si riteneva innocente e tra l'altro ha lasciato dichiarazioni veramente spaventose come questo: io sono un vero artista, tutto quello che ho fatto era arte, volevo catturare il momento in cui una persona moriva e elevarlo all'estremo fino a creare vera arte. Queste erano le parole del signor Lee. Non lo so, ragazzi, è veramente assurdo perché sapete, quando si fa arte bisogna essere stravaganti, un po' pazzi per poter creare qualcosa che nessuno ha mai visto, però arrivare addirittura a uccidere delle persone per poter creare arte mi sembra veramente eccessivo, cioè penso che sarete tutti d'accordo con me. In ogni caso, la cosa che un po' mi ha sorpreso è che questo caso vorrei chiedere proprio a un mio amico, magari vi farò una telefonata a un mio amico, perché un killer simile era stato introdotto nel videogioco Psycho Break 2, che c'era proprio un fotografo che mi sembra, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra si chiamasse Stefan, che praticamente faceva delle foto delle persone quando stavano per morire. Mi chiedo se i creatori dei videogiochi avessero preso l'ispirazione proprio da questo caso, non lo so, investigherò, chiederò al mio amico Alessandro che ha lavorato a questo gioco, vi farò sapere. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un mi piace e ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Seba.